Io mi sono creato la mia scena, molto molto semplice, con un box. Ho inserito anche una finestra, che poi vedremo più avanti come risolvere alcuni problemi delle finestre. E gli ho dato a questo mio box un leggero spessore, con il comando shell. Shell, ho spuntato in fondo l'opzione Strange Corners, cioè rendi dritti gli angoli. Perché? Eccolo. Praticamente qui inizia a bombarlo e qui invece li raddrizza. In questo modo posso creare una stanza tranquillamente così. Ho applicato una camera. Vediamo come renderizzare questa stanza. Ho applicato materiale standard. Stiamo applicando un materiale di V-Ray standard. Attualmente devo avere attivo il motore di rendering che voglio andare a utilizzare. E vediamo come questa per ora la nascondiamo. Vediamo come illuminare con l'effetto della luce solare questa stanza, a differenza degli esterni. Non possiamo utilizzare solo la direzionale, ma dobbiamo utilizzare anche la luce di V-Ray. Quindi vediamo bene come si fa. Per prima cosa mi devo posizionare la mia luce, che sarà il mio sole. Quindi dalle luci standard target directional. Controllo che abbia una grandezza. Ok, dalla camera vedo che comunque entra. Pannello di rendering, render, global switch, toggle la default light, l'override. Ecco, se io volessi applicare un materiale unico a tutto, clicco override, click V-Ray material e automaticamente lui applica a tutto il mio V-Ray material. Per ora lo possiamo anche disattivare. Filter Catmull Room, Adaptive Subdivision, per ora va bene. Accendo la Global Illumination e per ora lasciamo sia la Radiation Map che quasi Monte Carlo. Qualità mettiamo veramente bassa, Very Low per un fatto di prove, anzi mettiamo una qualità Low. Mostra calcolo, qui Overlay Wrapping. Ok, per ora vediamo un attimo questi. Sempre la direzionale, possiamo andare a settare le ombre, dobbiamo andare a settare le ombre di V-Ray, quindi on V-Ray Shadow, Smooth Area Shadow. Vado a renderizzare e questo sarà il mio risultato. Risultato molto 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 scuro. Però ho la mia luce che entra. Non ho una luce che mi crea una global illumination, quindi mi fa vedere tutta la stanza, e questo potrebbe essere un rendering fatto con Scanline, dalla qualità che è al momento adesso possiede. Ma in realtà non lo è. E allora cosa facciamo? Andiamo ad applicarci, innanzitutto subdivision, mettiamo anche 12. Andiamo ad applicare, innanzitutto cambiamo volendo possiamo cambiare l'environment in un colore bianco in modo tale che riusciamo a capire bene
Quello è un colore di mezzo, un grigio o un blu. In modo tale che abbiamo anche un colore più bellino all'esterno e riusciamo a capire bene cosa stiamo vedendo e cosa no. Poi devo andarmi ad applicare una V-Ray Light. La V-Ray Light la vado ad applicare precisamente dalla vista nella camera all'apertura della finestra. Devo andarmi a applicare la V-Ray Light per tutta la grandezza della mia finestra. Quindi, luci standard V-Ray Light. V-Ray Light. Track. Però la posiziono così, un po' a occhio, vado in prospettiva. Naturalmente è sempre difficile e la sposto. La ruoto. O la inverto tranquillamente e cerco di capire la grandezza della mia. Vediamo che comunque non è grande quanto la mia apertura, quindi cercherò di aggiustarla con le dimensioni. A questo punto, una volta che me la sono settata a mio piacere, naturalmente, vabbè, anche se non è precisissima, è meglio se è precisissima, però basta, l'importante è che la copra, cioè che venga coperta tutta l'area e che non sia troppo più grande rispetto al resto, alle dimensioni dell'apertura. Ora, vabbè, qui sbaglia proprio di pochissimo. Questione proprio di millimetri. Questo perché se io per esempio lo facessi così, avrei poi qui un alone che si vede che c'è un'apertura che è fatta male, cioè che c'è la V-Ray Light posizionata male. A questo punto gli dico di essere invisibile, quindi spunto la punta invisibile, gli dico di avere un doppio lato in modo tale da illuminare anche dall'altra parte, se voglio. E do un valore più basso, un moltiplier più basso, e in questo caso io comunque vado ad applicare un valore bianco ora. Che tanto andrà a incidere poco perché comunque c'è la V-Ray Light attiva. C'è la V-Ray, la directional attiva. Subdivision metto sempre 12 come per la direzionale e vado a renderizzare dalla camera. Questo è quello che mi apparirà ora. Lui farà il suo calcolo di prepass. Già vedremo che c'è un accenno, già con i prepass attivi, di illuminazione all'interno, quindi già possiamo capire come sta funzionando la luce al suo interno e come viene, come si risolve il tutto. Come viene risolto il problema proprio dell'illuminazione interna. Una volta terminato il rendering, ci ho messo anche un po' più, 5 minuti e 47 per questa cosettina qui, notiamo diverse cose. Notiamo che abbiamo un effetto di noise molto presente negli angoli della nostra stanza, che abbiamo una forte illuminazione, qui un bagliore molto forte, quindi una bruciatura sia qui che qui della V-Ray Light, e che praticamente è sparita la direzionale della luce. Però abbiamo risolto il fatto che comunque la luce nella stanza non arrivava. Quindi ora andiamo ad abbassare per prima cosa questi qui sono problemi, poi negli angoli abbiamo queste parti nere. Questi qui sono problemi di samples, che vedremo come risolverli. Si possono risolvere anche alzando soltanto
la qualità della mappa di radiazione da low a medium e già si risolve qualcosa. Ma ora vabbè, essendo una prova, lasciamo tranquillamente low. Per prima cosa andiamo a settarci la luce di lavure light, la settiamo 15, si vede che è troppo po' forte, quindi la portiamo a 5 per esempio. E poi, già che ci siamo, aggiungiamo un altro valore che è quello dell'environment. Quindi settiamo l'environment, vabbè, mettiamo 0,8 tranquillamente. Ricordiamoci che qui avevamo messo 1 e 1, poi vedremo che cambiandoli cambia anche la possibilità di rendering di intensità di luce. Andiamo a fare un rendering clone e vediamo con un rendering che cosa cambia. Vediamo che per prima cosa sono cambiati i tempi di rendering, da 5 minuti e 47 a 2 minuti e 36. E poi è cambiata la tipologia di illuminazione, quindi non c'è più una luce forte che inonda la stanza. C'è la possibilità di vedere la luce del sole che entra tranquillamente, quindi che fa le sue bellissime righine, segna i confini, diciamo, della finestra, dell'apertura. E abbiamo però comunque, non c'è più l'alone fortissimo, abbiamo però un'illuminazione molto più bassa e abbiamo comunque sempre il problema qui agli angoli. Allora, vediamo ora come, settando l'illuminazione un pochino più alta, per prima cosa. Poi vi ricordo che chi lavora su schermi piatti o comunque schermi che sono LC, molte volte sono più forti i colori, quindi conviene o abbassare l'intensità dell'illuminazione dello schermo o comunque cercare di confrontare l'immagine su più schermi, se potete. E poi andiamo a vedere anche come con una qualità più alta, con un medium, che cosa succede. Quindi adesso lanciamo il rendering e aspettiamo. Vediamo che comunque abbiamo sempre dei problemi di granulosità delle ombre e poi abbiamo anche sempre dei problemi qui negli angoli. Però l'illuminazione ora va bene, è abbastanza accettabile. Un piccolo trucco, ci ho messo anche 4 minuti e 33, un piccolo trucco che si può utilizzare per rendere più luminoso senza dover alzare troppo e quindi evitare questi spigoli troppo neri, è quello di innanzitutto settare alzare le subdivision delle ombre. Oppure possiamo benissimo andare nel pannello dei render, dal system, agli oggetti, in questo caso abbiamo un box, quindi la nostra stanza e basta. Per quello è importante dare anche un nome agli oggetti, perché se avessi tanti oggetti in scena, so quelli che devo illuminare di più, quelli che devo illuminare di meno. Posso dire di ricevere una quantità di luce maggiore rispetto a quella di default, quindi invece di 1 posso dire di ricevere 1,2 per esempio. Posso dirgli caustiche, anche se qui ha poca importanza, però posso dirgli 1,5. Close. Le luci, posso andarmi a settare la direzionale e lavore light con una suddivisione di 200, una diffusione di 1,5, stessa cosa di qua. Close. A questo punto avrò una diversa tipologia di luce. Un'altra cosa che potrei fare è alzare le subdivision e i samples nella mia illuminazione qui. Vediamo cosa succede se renderizzo in questo modo. Vediamo che è cambiato un po' come illuminazione. E sono cambiati un po', si sono tolti un po' quei difetti che comunque già c'erano prima. Una soluzione potrebbe essere quella di alzare le suddivisioni.
e i sampless. Però un'altra, se vogliamo comunque continuare a utilizzare il quasi Monte Carlo, un'altra soluzione potrebbe essere anche sempre quella del quasi Monte Carlo, alzare anche qui le subdivision. Però per risolvere questi problemi, per non stare a perdere, diciamo, troppo tempo su questa scena, si può benissimo passare al light change, che cambia totalmente quello che comunque è il fattore della nostra scena. Vedremo nel prossimo video come lavorare con Light Change.